soprattutto lei, io solo dato un po' di posti a disposizione, per questo la ringrazio e lasciamo la parola alla musica. In realtà lui è sempre, come al solito, molto modesto, ma abbiamo veramente costruito insieme questo esperimento. Come diceva il Presidente, durante questo festival ne vedremo di tutti i colori, perché abbiamo voluto mettere in scena le forze vive e le varie anime della città di Pescara. Quindi cominciamo con delle eccellenze giovanili, di tirre giovanili è già un fare torto, perché sono veramente dei ragazzini, siamo abituati a vederli, diciamo, in ambito domestico, e invece qui vedremo degli artisti, vedremo delle persone veramente autonome, veramente in gamba. E poi vedremo appunto Yumo, invece, quel concerto finale che si esibiranno insieme a un gruppo classico, invece, quindi l'orchestra classica e insieme a un gruppo rock. E in mezzo ci sarà l'esperimento invece di una settembrata abruzzese, che è un'istituzione storica, che andrà a proporre la tradizione abruzzese in una chiave completamente inusuale, quindi con dell'arte contemporanea, della pietreria, con dei video che riguardano invece la tradizione, quindi la tecnologia più avanzata vicino alla tradizione della pastorizia. Quindi vedremo un Abruzzo veramente lanciato in vetrina come regione europea. E in mezzo poi ci sarà un concerto importantissimo, questo sì, veramente doc, veramente barocco, che è quello della Fairy Consort, quindi con il clavicembalo, con la voce flautata, con i flauti dolci e così via. Quindi lì veramente vi invito fin da adesso, perché è un concerto di grande spessore, e questo veramente è puro, cioè barocco, è forse l'unico concerto senza ibridazioni. E l'altro esperimento che abbiamo voluto fare è un po' un classico di sinergie d'arte, e cioè mescolare più linguaggi artistici possibili, quando è possibile ovviamente. Quindi ci saranno concerti con la danza, concerti appunto con delle mostre di opere d'arte e anche concerti con della poesia. Quindi ce n'è, diciamo, per tutti i gusti, proprio perché Pescara è dal 600 al 2000. Detto questo, non mi resta che introdurre il meraviglioso ensemble di stasera, e vi invito già al concerto prossimo, che sarà domenica prossima, la nostra scadenza settimanale di questi concerti, e il prossimo concerto sarà invece dedicato al coro polifonico Armonia Mundi, che ringrazio pubblicamente perché collabora e ha collaborato per questa manifestazione in una maniera incantevole. Saremo presso la chiesa di San Giuseppe alle ore 19. L'orario è un po' diverso, ce lo ricordiamo, il coro animerà probabilmente anche la celebrazione liturgica prima, e poi seguirà il concerto di polifonia sacra. Quindi non mi resta a questo punto che invitarvi ad accogliere l'ensemble i Violoncellieri. Speciale va al maestro Gianluigi Fiordaliso, che oltre ad essere un grande musicista che è bravissimo, e didatta che è un carissimo amico, non so più neanche da quanti anni ci conosciamo, veramente si può dire che siamo cresciuti insieme, cioè eravamo veramente piccoli. Piccolo di me. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto. Grazie. Sono tutti ragazzi giovanissimi,
sono tutti miei allievi e io come didattica solitamente adotto il metodo di far ascoltare un po' tutta la musica, quindi non discriminare la musica o solo settoriale o solo classica, solo voluto un po' fargli abbracciare un po' tutto e fargli scoprire un po' tutto, perché questa è la musica, questo è quello che ci piace insegnare, perché noi d'altronde come musicisti dobbiamo un pochino essere aperti. Spesso noi classici, diciamo così, veniamo un po' additati come quelli che stiamo nei salotti. Invece abbiamo avuto proprio modo con questi ragazzi di vivere la musica a 360 gradi. Questo ensemble ha un curriculum davvero già sorprendente, pur essendo un ensemble che è costituito ormai da 3 anni. Noi, come avete letto dai giornali, questo ensemble ha dato vita anche a un progetto che la mia associazione Modulazioni d'Arte ormai svolge da 3 anni, appunto, che è un progetto di musica insieme, che è la musica d'insieme con i violoncellieri, ovvero io personalmente lavoro con ciascuno singolarmente, con ciascuno di loro, questi ragazzi che voi vedete, e per me insegnare musica non è solo o esclusivamente fare lezioni di violoncello, di strumento, insegnare solo come si usa questo strumento, ma cosa significa realmente la musica. La musica la facciamo per poterla dare agli altri, la musica la facciamo perché ci piace stare insieme, ci piace condividere, ci piace vivere insieme. E questi ragazzi lo fanno, devo dire che sono veramente orgoglioso di loro. La cosa bella è che questo non è che lo dico io, lo racconto io, lo hanno notato anche grandi violoncellisti, quali Enrico Dindo e per ultima l'occasione di Giovanni Soldiman, che forse tra i più grandi violoncellisti veramente del mondo esistenti. E ci ha voluto a Ravenna Festival, mi ha chiesto personalmente di fondare un ensemble esattamente al pari di questo a livello nazionale, ovvero sono i violoncellieri più tanti allievi che lui personalmente è andato a cercare in tutta Italia. E abbiamo costituito i Giovincellos, abbiamo debuttato con loro a Ravenna Festival di giugno, nel bellissimo posto di San Francesco. È un'occasione veramente unica per questi ragazzi. Quindi, tornando al programma di questa sera, noi vogliamo presentarvi un po' quello che è la nostra storia, quello che noi abbiamo vissuto in questi 3 meravigliosi anni, e quello che stiamo ancora vivendo e che, mi auguro, continueremo a vivere per molto e molto tempo. Ok, basta le chiacchiere. Essendo un concerto di un festival barocco, mi sono dedicato molto a cercare, insomma, le musiche barocche che avevo comunque presentate. E ovviamente non poteva mancare in questo programma una serie di brani di Antonio Vivaldi. Cominceremo qui adesso con una sonata di trascrizione, ovviamente vi spiego, questi brani che ascolterete sono brani che molti vi risulteranno noti e sono tutti arrangiamenti che io personalmente ho fatto per questo ensemble. Esattamente per ciascuno di loro di questo ensemble. Quindi suoneremo adesso da una sonata, la sonata in minore per il concerto e basso continuo di Antonio Vivaldi, nella versione appunto per i violoncellieri. Allegro. Thank you.
Thank you.
poteva mancare, sempre di Antonio Vivaldi, un concerto veramente importante, un concerto per due violoncelli e orchestra, che questa sera ascolterete nella versione di violoncelli in basso continuo. I due solisti, Corrado Ceri e Luigi Di Cristoforo. Questo concerto, come quello dell'acustica, si comporta in tre movimenti, quindi avremo un allegro, un largo e un allegro. Buon ascolto. Thank you.
servizi proprio nell'ambito della festival, che un particolare ensemble di Evangeli che ha avuto veramente un grandissimo successo, è stata veramente una cosa bellissima. Sono stati scelti, non da me, quindi è stata una commissione che li ha valutati, li ha voluti ad eseguire questo concerto di Vivaldi, quindi grandissima opportunità anche per loro. Ora spezziamo un attimino un brano non di Antonio Vivaldi ma di Gianluigi Fiordaliso, piccolo gioco che ho scritto diversi anni fa, proprio all'origine di questo, della nascita di questo ensemble, che è un semplicissimo canone in due tonalità, sol maggiore e re maggiore, dal quale il nome è canone in Ro. Thank you.
la nuova sinfonia, l'Inno alla Gioia. Thank you.
tardi, però adesso mi svegliamo con il preludio di Carlo Jenkins, Palladio.
sempre da una famosissima opera, I racconti di Hoffmann di Jacques Offenbach. La barcarola. Thank you.
che sia in ordine, veramente voi in programma di fare qualcosa dopo la palestra che hai. Facciamo un salto indietro, andiamo nel Rinascimento. È stato un buon gioco che ho voluto fare qualche tempo fa, proprio in occasione della Villa Festival, dove ci siamo sentiti tutti quanti insieme, ai 100 Genders con Giovanni Sotti, ma era un programma che era chiamato Let's Dance. Era tutto un programma su una base di danze popolari, danze di tutti i generi. Allora io mi sono un po' divertito a realizzare un trio. In realtà è una danza appunto rinascimentale, nata in Francia da Pierre Adignan, credo che abbia scritto questo tema. Ed era una canzone, diciamo così, una danza molto in uso, molto per i giovani del tempo, dell'epoca, quindi era una cosa che si divertiva i ragazzi a guardare durante il Rinascimento. E da questo mi ho voluto fare un po' ispirato dallo stile di Giovanni Sotti. Ho scritto questo trio in Evolution. Buon ascolto.
per augurare questa facendo la festa dei nonni, quindi facciamo un augurio particolare a tutti i nonni, un applauso. Thank you.
Thank you.